Se Pavia non ha avuto il passaggio della Milano-Sanremo quest'anno, ha potuto consolarsi con la partenza della Pavia Gorizia, 9 ciclisti in tutto per 4 tappe da 450 km in totale. Un'iniziativa all'insegna del tricolore, realizzata nel ricordo della storica corsa del lontanissimo 1919. Diciamo che è nato tutto da un aiuto del giornalista Bruno Gandini che ci ha dato questo spunto di questa corsa che era nata nel 1919 appunto dalla Gazzetta dello Sport che portava verso Gorizia. Quindi noi abbiamo preso questo spunto per ricordare questo evento e per due motivi: uno dall'aspetto diciamo sportivo che ci interessava moltissimo, poi anche l'aspetto storico che era quello che era legato insomma all'entrata di Gorizia nell'allora Regno d'Italia. Com'è organizzata la tappa? E allora sono 4 tappe: la prima tappa da Pavia Mantova, poi la seconda tappa da Mantova a Castelfranco Veneto, poi di seguito a Cividale del Friuli e poi ultima tappa a Gorizia. Una rievocazione sicuramente, una commemorazione anche, ma vorrei anche che fosse un pellegrinaggio per tutti quei morti che ci sono stati nella sesta battaglia dell'Isonzo che ha portato alla conquista di Gorizia e che purtroppo dopo pochi mesi è stata riconquistata dall'Austria. Certo che se lo Stato Maggiore italiano avesse voluto spingere questa conquista di Gorizia, forse la Prima Guerra Mondiale sarebbe terminata qualche mese prima. Noi, diciamo, come Assoarme, unitamente al Comune di Pavia e all'Università di Pavia, già 3 anni fa abbiamo rievocato il centenario e abbiamo fatto le medaglie, abbiamo fatto le brochure, eccetera. Sì, onestamente io, come ho detto durante il mio intervento, non conoscevo questo particolare. Ritengo che sia stata una cosa e sia una cosa estremamente positiva fare questa ricorrenza. Allora fu una gara vera e propria, oggi non è una gara vera e propria, ma è un sodalizio, un gemellaggio, così possiamo usare questo termine, dove andiamo a rievocare quel momento che è stato un momento storico importante per quanto riguarda la nostra città, per quanto riguarda Gorizia in particolar modo, dove venne consegnata la bandiera italiana. Mi ha fatto molto piacere mettere in piedi questa operazione in collaborazione col Velo Club Pavia e di conseguenza buon viaggio naturalmente a tutti i ragazzi. È un'iniziativa molto, molto particolare che era in programma al mese di maggio, poi purtroppo per l'emergenza, per il lockdown non abbiamo potuto farla, però i ciclisti si sa che hanno una tempra dura, allenata, hanno resistito e l'hanno voluta fare a tutti i costi. Noi siamo ben lieti di ospitare la partenza di questa gara, che non è poi una gara competitiva, ma è un percorso che ci permetterà di raggiungere, che permetterà ai ciclisti di raggiungere Gorizia partendo da Pavia. Non è una scelta legata al caso, il fatto di Pavia, ma legata al fatto che da qui nel 1919 era partita la bandiera italiana diretta a Gorizia per festeggiare l'ingresso di Gorizia nel Regno d'Italia.